Amici di A Spasso con lo scrittore, ben ritrovati dopo una lunga pausa, non certo dovuta a fattori inerenti alla nostra volontà. Purtroppo, c'è stato qualche piccolo intoppo dal punto di vista proprio della salute di chi di solito vi parla, che non si è ancora, ripreso al 100%, però insomma, qualche segnale positivo sembra, potervelo dare e quindi riprendiamo con i nostri appuntamenti di E Nicola racconta. Quando ho deciso di raccontare la storia di Karen Carpenter, ero perfettamente consapevole che non sarebbe stato facile. Il personaggio non è molto conosciuto nel nostro paese. Poi le fonti attendibili, soprattutto quelle scritte in italiano, sono scarsissime ed estremamente scarne. I Carpenters poi, pur avendo venduto circa 100 milioni di dischi in tutto il mondo, in realtà, fatta eccezione del Giappone ed in parte dell'Olanda, hanno avuto successo soltanto sul mercato anglosassone, quindi Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia e in parte Canada, ovviamente. La vicenda umana di Karen Carpenter è particolarissima. Artista di successo e donna estremamente fragile, morta il 4 febbraio del 1983 quando non aveva ancora compiuto 33 anni. Le circostanze della sua scomparsa però si rivelarono, amici, davvero determinanti perché la comunità scientifica prendesse finalmente in seria considerazione il problema dei disturbi alimentari. Karen Carpenter infatti morì a causa delle gravi disfunzioni provocate dall'anoressia nervosa, della quale soffriva sin da giovanissima. Anche dal punto di vista artistico, Karen è stata un personaggio abbastanza inusuale. Era nata, pensate, come batterista e poi addirittura come bassista. Però, per tutta la sua carriera fu soprattutto un'apprezzata cantante, al punto tale che realizzò anche un album da solista, che però, pur essendo stato registrato nel 1980, venne pubblicato soltanto nel 1996, diversi anni dopo la sua morte. Il disco venne prodotto dal grande Phil Ramone, uno dei produttori discografici più importanti del mondo. Uno dei brani contenuti in quel disco si intitolava Making Love in the Afternoon e venne inciso da Karen con il supporto di Peter Cetera, popolarissimo cantante e leader dei Chicago. Anche in sala d'incisione, con il tempo, Karen, che abitualmente, oltre a cantare, suonava anche basso e batteria, abbandonò i due strumenti per limitarsi unicamente ad essere la voce solista del gruppo, probabilmente anche perché le sue condizioni fisiche divennero sempre più precarie. Questo però non le impedì di diventare una cantante estremamente apprezzata anche dai suoi colleghi. Ma facciamo un po' di storia. Richard e Karen Carpenter erano nati nel Connecticut, ma erano cresciuti in un sobborgo di Los Angeles, in California, e sin da giovanissimi diedero vita ad una formazione che tra il 1969 ed il 1983 realizzò ben 14 album in studio, di cui 3 vennero pubblicati dopo la morte di Karen. Inoltre registrarono due album live, il primo nel 1975 durante un trionfale tour in Giappone ed il secondo nel 1977 durante un'esibizione al celebre Palladium di Londra. Ben 12 le raccolte ufficiali. Pensate, 11 di queste raccolte sono state pubblicate dopo la morte di Karen.
Quando nel 1966 i Carpenter firmarono il loro primo contratto discografico come Richard Carpenter's Trio, di cui faceva anche parte Wes Jacobs, Karen non era ancora maggiorenne e al suo posto firmarono i genitori. A quei tempi, diciamo, il leader incontrastato e riconosciuto del gruppo era Richard, il fratello di Karen, che era anche il compositore. Poi Karen divenne sicuramente il personaggio più visibile, anche se diciamo che la personalità di Richard era sempre quella preminente all'interno di quello che poi divenne un duo. I Carpenters erano un duo. Richard e Karen Carpenter, fratello e sorella. In quel periodo, attraverso varie esperienze vissute anche separatamente, sia Richard che Karen ebbero modo di maturare artisticamente fino a quello che fu il loro esordio discografico avvenuto nel 1969 con un album intitolato Ticket to Ride come il brano portante del disco, che era poi una loro cover del grandissimo successo omonimo dei Beatles. Proprio nella loro particolarissima rivisitazione di una delle più grandi hit dei Fab Four, probabilmente si racchiude quella che è la loro vera cifra stilistica, che prediligeva morbide linee melodiche ed arrangiamenti orchestrali, in un periodo però in cui il blues ed il rock caratterizzavano i brani di maggiore successo. A volte la loro musica, connotata anche da dei coretti non sempre apprezzabili a dire la verità, strizzava l'occhio al country, un genere di successo ma non sempre apprezzato dalla stampa che conta. E forse anche per questo la critica non li amava particolarmente e li rivaluterà soltanto diversi anni dopo la morte di Karen. Se volessimo fare un accostamento, forse anche un po' azzardato, con un gruppo magari più conosciuto in Italia, probabilmente potremmo accostare i Carpenters agli ABBA. Sebbene i quattro ragazzoni svedesi siano sempre stati orientati verso una produzione musicale caratterizzata da ritmi decisamente più vivaci e brillanti rispetto a quelli delle canzoni di Richard e Karen Carpenter, anche gli ABBA però, come i Carpenters, vendettero milioni di dischi pur essendo sempre bistrattati dai critici musicali. Gran parte dei brani dei Carpenters erano scritti da Richard Carpenter e John Bettis, anche se poi, come vedremo, ci sarà il contributo di altri importanti autori, tra i quali mi piace ricordare anche Carole King. Ticket to Ride, l'album d'esordio dei Carpenters, venne pubblicato per la AM Records, etichetta discografica fondata dal grande trombettista Herb Alpert, che fu uno dei primi a credere veramente in loro. Tutti e 28 i dischi dei Carpenters, infatti, vennero pubblicati dalla AM Records. Nel 1970 i Carpenters incisero una loro versione di un brano scritto alcuni anni prima da Burt Bacharach, inizialmente per Richard Chamberlain, e poi interpretato anche da Dionne Warwick, ma in entrambi i casi la canzone era passata assolutamente inosservata. Invece, la versione dei Carpenters di They Long to Be Close to You divenne un successo straordinario. Just like me, they long to be close to you. Negli Stati Uniti il brano raggiunse la prima posizione in classifica e vi restò per ben 4 settimane. Con il tempo è divenuto un vero e proprio standard della musica internazionale, con diverse versioni realizzate da alcuni dei più grandi artisti della scena mondiale. Probabilmente anche per il non felicissimo rapporto con la critica, i Carpenters durante la loro carriera percorsero anche strade sperimentali con alcune incursioni nel progressive rock, al quale diedero una lettura estremamente personale. In your mind you have
capacities, you know, to telepath messages through the vast unknown. Please close your eyes and concentrate with every thought you think upon the recitation we're about to sing. Calling occupants of interplanetary craft. Calling occupants of interplanetary most extraordinary craft. La grandissima popolarità dei Carpenters però ad un certo punto presentò il conto, sia a Richard che in particolar modo a Karen. Per far fronte agli innumerevoli tour, alle apparizioni televisive e agli impegni discografici, entrambi svilupparono dipendenza da alcune sostanze. Su Richard inoltre pesava anche il peso del progressivo peggioramento delle condizioni di Karen, sempre più devastata dall'anoressia nervosa, il disturbo alimentare di natura somatica del quale la giovane donna soffriva sin da bambina e secondo alcuni sviluppatosi a causa di un difficile rapporto con la madre. Karen infatti da bambina era una ragazza abbastanza in carne, diciamo così. In quel periodo però, nonostante i ritocchi nelle foto ed il trucco per cercare di dissimulare la sua magrezza, l'aspetto di Karen era divenuto, pensate, quasi spettrale. Il tragico epilogo avvenne nella notte tra il 3 e il 4 febbraio del 1983, dopo che Karen aveva annunciato alla famiglia l'intenzione di separarsi dal marito James Barnes, con il quale era sposata da meno di un anno e mezzo. Dapprima venne ritrovata in gravi condizioni e ricoverata d'urgenza, ma morì poche ore dopo il suo arrivo in ospedale a causa di un collasso. Se da un lato assumeva sostanze per combattere l'anoressia, dall'altro continuava a prendere farmaci per dimagrire. Il suo fisico quindi venne completamente devastato dagli abusi e dai reiterati comportamenti dettati dalla sua malattia. Come sempre accade in questi casi, dopo la sua tragica scomparsa, Karen Carpenter è assurta a vera e propria icona della cultura popolare americana. Pochi mesi dopo la sua morte, infatti, i Carpenters vennero inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame e sulla vita di Karen vennero realizzati film, TV movie e docufiction. Il più significativo nel 1989, diretto da Joseph Sargent per la CBS. Come vi dicevo in apertura, proprio grazie al clamore mediatico generato dalla morte di Karen, la comunità scientifica si cominciò veramente a interrogare sui disturbi alimentari e a studiarli seriamente. Fu proprio in quel periodo che si cominciò a prendere in seria considerazione una maggiore ricerca, un maggiore sviluppo dei rimedi per poter fare fronte alle malattie generate appunto dai disturbi alimentari. La famiglia Carpenter, dopo la morte di Karen, ha dato vita ad una fondazione che è tuttora attiva e che aiuta e supporta i giovani dotati di talento artistico. Forse il modo migliore di onorare la memoria di questo uccellino dalle ali troppo fragili.